Benvenuti ragazzi ancora una volta, bentornati sul canale di Non Troppo, bentornati in un nuovo episodio di Surviving? No, Occupy Mars, signori, perché vi è Surviving? Comunque niente, perché siamo qui oggi? Per continuare con la nostra avventura, Cristo. Quindi ragazzi, non ho fatto assolutamente niente, cioè avevo fatto qualcosa ma poi sono morto decisamente come uno stronzo, quindi mi sono dovuto... A proposito, visto che ci sono i nostri pannelli solari tutti sminchiati... Vogliamo provare a pulirli? Non abbiamo mai provato. Quindi, proviamoci, signori. Allora, non abbiamo mai provato a pulirli, quindi potrebbe essere una cosa così. Però io ci proverei. Mettiamo qua sul 5. Equipaggia questo. Vai. Oh, magari funziona. Vediamo. Tanto abbiamo talmente tanta energia che ci ridanno lo stesso. Vediamo. Non mi sembra che faccia tanto... Beh, sì, fa. Ok. E quando è che sono... Sì, vabbè, con il 50% di CO2 ne puliamo tipo 1. Va bene. Porca mignotta, quelli piccoli? No, cioè, capite che... Forse un po' di meno? No, uguale, anche se... Cioè, uguale al 50%, va bene. Ok, quindi puliamone quanti più possibile, dai. Però dice che produce 10,60. Sono puliti, smette da solo? No, 10,60. Quello sporco? 11. Questo 42 però, vedi adesso. Questo 42, ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok, quindi stiamo oltre i 100. Comunque abbiamo le batterie che ci danno corrente per adesso, quindi si puliranno da sole, le batterie continuano, ricominceranno a funzionare e quant'altro, insomma. Tra l'altro la batteria qua quanto sta messa? Sì, sta calando perché non sta ricevendo proprio tutta la corrente di cui ha bisogno, ma dai, adesso qua 42 kW ci sta, dai. Almeno così andiamo sempre in positivo. Non è affatto male. Vado a ricaricare anche il CO2. Abbiamo visto che è una stronzata, eh. Sì. Abbiamo visto che è una bella cagata a riempire ste robe, però. Va bene. Ok, la rimetto giù. Non serve assolutamente niente fare sto lavoro, abbiamo capito. Però almeno l'abbiamo fatto, una volta. Ci abbiamo provato, allora CO2 via, CO2 via. E cazzo, ma perché non vede anche la barra rapida? Togli sto coso. Inventario, dove cazzo sei? Dove cazzo sei? Eccolo qua, via. Ok, vado anche a rifilare l'ossigeno. Riempi bombola d'ossigeno. Via bombola. Oh cazzo, che è successo? L'ossigeno. Ma come nessuna bombola di ossigeno da riempire? Perché ce l'ho in inventario quella vuota? Yes. Piglia sto cazzo d'ossigeno. Riempi la bombola. So che giriamo con tre bombole d'ossigeno, questo non va bene. Assolutamente non va bene. Ora, signori, oggi viaggettino abbastanza breve, perché di sì. Andremo col rover, tra l'altro. E ho due bombole di ossigeno. Ok. Dicevo, viaggettino abbastanza breve. Perché avevo fatto qualcosa. In realtà ho imparato anche ad usare un pochettino, il mezzo rover per trivellare. Noi adesso siamo un po' più veloci, non di tanto, ma un po' più veloci lo siamo. Il fatto è che senza questo... Allora, mi piace il fatto che questo snodo funzioni. Mi piace il fatto che questo braccio si allunghi. Non mi piace il fatto che questo coso qua, nonostante vedete che ha il pistone, non vada su e giù. Quindi sicuramente un modo per farlo andare su e giù c'è, ma non l'ho trovato. Cioè, non so che cazzo di tasto bisogna premere per farlo andare su e giù, ma non è di qua. Però sicuramente c'è. E quello mi sta un po' in culo, eh. Allora, siamo a bordo del rover. Adesso vedremo un po' tutto scappare. Vabbè, a parte che quando... Ci mettiamo i comandi, sto coso qua dovrebbe... Aspetta però, facciamo così. È lo stesso, perché mi devo togliere il casco prima. Non voglio consumare l'ossigeno che abbiamo qua. Nella tuta. Ok.
Togli il casco. Oh, guarda come si sta bene. Eh? Hai visto. Poi qua io metterei giù sta bombola di ossigeno qua. Una la metterei giù. Abbiamo un'altra. Due non me ne faccio assolutamente niente. Quindi direi che possiamo partire, giusto? Non abbiamo mica nient'altro da fare. No, dobbiamo mangiare appena appena, ma va bene, mangiamo. Vai, ora partiamo. Vai col rover. No, non è vero. Voglio andare, ragazzi, qua. A questa zona qua vicina, non tanto lontana, cioè la nostra base principale da dove tutto è cominciato, diciamo qui, perché ho ancora dei pannelli solari da smontare e volevo intanto smontarli, quindi l'hai tracciato, yes, vai. E volevo intanto smontarli, così almeno vediamo se riusciamo a recuperare qualche piastra. Ok, questo coso è un disastro da girare. Ok. Ed è un disastro anche da guidare. Sì. Vai, vai. Tu c'è lo sponsor. Ah no, non si vede, va bene. Magari lo sponsor. Comunque, se la Red Bull mi volesse sponsorizzare, compratela, signori. Io sicuramente non. Magari. Fatemi smettere di lavorare, please. Allora. No, vai a tutta cannetta. Quanto riusciamo ad arrivare in velocità qua? Vediamo, vediamo, vediamo. Vai tutto. Panico. Dai, 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 veloce, veloce. Siamo a passare 50 km all'ora? Assolutamente no. Dai, guarda qua come siamo in discesa, cazzo. Voglio 48, 49. Niente. Ma sta cosa è bello pesantino, eh. Peccato. Nemmeno un cinquantino. Un cinquantino sarebbe stato tanta roba, eh. Allora, pannelli solari di qua. Mamma mia. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi, i cali di frame perché deve renderizzare il mondo nonostante ci sia solo sabbia. Io non so come cazzo. Però probabilmente sotto la sabbia c'è pieno di merda. Quindi oggetti che volevano, però tralasciati lì. No? Oggetti, ah, questo oggetto va bene, no, sì, no, no, fa cagare, via, sotto la sabbia. Lì ci sarà pieno di merda lì sotto, no? Tipo, pannello solare, questo design va bene, no, fallo diverso. Quindi prendi quello lì, buttalo sotto la sabbia. E funziona più o meno così. Quindi lui deve renderizzare tutto. E no, cazzo! Siamo morti ancora, vero? Esatto. Perfetto! No, signori, vedete? Non è successo niente. Cioè, non sono morto. Avete visto? È successo assolutamente niente. Oh, allora. Vediamo di srottamare queste robe. Perché non me le srottami? Devo andare più giù? Sì. Yes. Vediamo se riusciamo a beccare qualche. Cosa che ci serviva? No, c'è la fotovoltaica, no. Elettronica neanche. Confezione di viti, no. La piastra di metallo, alluminio. Come cazzo era? Di metallo. Su. Adesso questi sono alti, quindi. Vai. Srottamiamo un po' di rottami, signori. Devo fare un po' di pulizia. Tra l'altro mi è rimasta solo questa da fare. Perché ho ripulito praticamente tutto finché non riesco a uppare la nostra sega circolare. Non la nostra mola qua. Non riusciremo a fare granché. Quindi dovremo riuscire a beccare un po' di roba. Motore piccolo. Ho tutto tranne quello che mi serve comunque. Che dovrebbe essere le piastre d'alluminio. Potrebbero esserci delle casse qua in giro, perché so che delle casse si può ricavare le piastre d'alluminio, però bisogna vedere. Questi però non me le danno, eh. Questi non me le danno per niente. Quindi tra l'altro fa un caldo boia.
Cristo. Ho dovuto mettere gli occhiali, raga, perché non ci do un cazzo. È l'età. Purtroppo è l'età, eh. Sappiamo tutti che i nonni qua. Vai, vai! Yes! Questi almeno me li danno. Perché abbiamo preso praticamente tutto. Tubi piccoli, robe varie. Esorotami. No. No, mi servono i cosi. Come cazzo si chiamano? Le casse. Però comunque vedete che becchiamo un sacco di celle fotovoltaiche qua, che non sono male. Possiamo costruire un sacco di pannelli solari in più. E a parte che ne abbiamo anche un botto in inventario di sti celle fotovoltaiche, penso più di 100. Quindi al massimo, cioè, 4 pannelloni ce li facciamo, eh. Però continuiamo a prenderne, dai. Non sono mai abbastanza, a quanto pare. Adesso spazio per l'inventario ce l'abbiamo, visto che abbiamo anche lo stoccaggio del rover. Perfetto. Forse questa qua riesco a rompere. Aspetta un attimo, che però prima rompo questa. Riesco a rompere quel rottame che ho lì davanti. Vediamo. Speriamo di sì. Ok. Tac. Facciamo anche questo. Piastra d'alluminio una, eh. Mazza. Una non è molto. Che poi tra l'altro dove è che l'abbiamo trovata una? Non ci ho mica fatto caso. Questo? No. Merda. Sto pit pit. Ah, il pit pit è qua. Qua dentro. Però lì ci sono le radiazioni. Vediamo queste. Sì, sì. Piastre, please. Una piastra d'alluminio, eh. Quindi sì, si può fare, vediamo. Due piastre d'alluminio. Tre piastre d'alluminio. Sì, voglia. Siamo qua una settimana, eh. Siamo qua una settimana, stiamo. Questo è tosto, eh. Qua addirittura mi dà la cella fotovoltaica e dovrebbe essere il pannello, eh sì. Allora. Tra l'altro pannello che ostacolava sta roba. Vediamo ste casse, se posso romperle. Ok. Però a quanto pare non sono casse. Mi sembrano le piastre, però. Ah, qua guarda che mi dà la lastra di vetro, grandissimo. Questi no, questi non si possono. Tu? Cinque. Va bene. È un po' lunghetta come storia, da quello che ho capito, eh. Rompiamo anche questo, così passiamo. Il pit pit è qua dentro, raga. Però io non ho... È qua dentro sto rover, boh. Vedi? Però non capisco quale sia il suo... Il suo scopo del pit pit. Perché qua ci sono le radiazioni. Mi dice che non c'è niente, però è qua da qualche parte. Secondo me dobbiamo romperlo sto coso. Qua non si rompe. Oh sì. Braccio. No, vedete, non si rompe sto coso.
Questo non si apre. Dobbiamo andarcene perché qua le radiazioni se no ci accoppano. Perché qua cala. È lì dove c'è sto rover, però boh. Non capisco. Vabbè. Non importa. In che cazzo vai? Prendi sta sega. Piastra d'alluminio, please. Niente. Perché questi si possono rompere? Vediamo. Ah, eccoli qua, guarda. Qua ce li danno, di brutto. Ok, rompiamo ste robe allora. Perfetto. Qua ci danno le piastre. Stiamo a posto, dai. Ok. Quattro, cinque, Servirebbero una quindicina, credo. Sei non è male, dai. Se riusciamo ad arrivare almeno a 10, ci siamo. Una quindicina di piastrelle. Perché voglio fare quello per... distruggere, diciamo, i materiali che abbiamo preso con il cassonetto del rover, quello automatizzato. Il che non sarebbe affatto male riuscire a farlo. In modo da poter stampare le cose che ci servono senza alcun sbattimento. E vediamo se riusciamo a farlo, perché dovremmo prima finire la serra. E quello mi preme. Finire la serra è la priorità. Poi proviamo a vedere se riusciamo a fare anche... com'è che si chiama? Il deposito dei... del Cristo lì. Ok. Un'altra cosa che voglio fare è il riciclatore, che dovremmo aver già sbloccato la ricetta. Vediamo se riusciamo in questo episodio. Anche se, purtroppo, come potete vedere qua... ci mettiamo un po' di tempo, però è un lavoro che purtroppo va fatto. Cioè, voi pensate che io questo lavoro qua lo faccio costantemente, sempre, ogni volta che registro a camera faccio solo questo lavoro qua. E infatti è per quello che non c'è più niente qua intorno. Cioè, qua praticamente è quasi ripulito del tutto. Ma questo qua posso... sì, voglia. Qua è buggato sotto, vedete. Ok. Questo è l'alluminio 16, va benissimo, dai. Magari qualcuno in più non mi farebbe affatto male, dai. 16. No, sempre 16. Bello schifo. Me ne dà più. Niente, sono andate in ferie le piastre d'alluminio. 17. Però 17 porta sfiga, quindi... una in più, magari che arriviamo a 18. Che dici? Ce la butti una in più? Ma che... dai, 17 non si può vedere. Dammene una in più. Avevo detto che porta sfiga il 17. Arriveremo alla fine con 17. Guarda che roba. Oh, 18. 18, fantastico. Almeno una ventina. 19. Ok. Tanto che ci siamo, smantello tutto. Oppela. Tanto dovrebbero essere rimasti gli ultimi tre... ah sì, vabbè. Una. E due. Ecco qua. E tre? E gli ultimi questi? No. Dai che ci siamo, eh. Li ho contati proprio giusti, eh. Erano sei, altro che tre. Va bene. Però nuovo punto tecnologico, vedete? Qua saliamo con materiali, credo. Materiali che è un casino farli, sti materiali qua. Perché dovreste smontare tutte ste robe qui per farlo. E vedete quanto tempo ci abbiamo messo per fare un solo punto? È un fottutissimo casino, signori. E quindi i materiali io ci andrei proprio con il piede di piombo, scegliendoli proprio, eh.
Ah, un'altra cosa poi volevo fare, sempre in questo episodio, e cioè finire il ramo dell'elettricità lì, quello dell'elettronica. Perché... Cazzo, abbiamo fatto un macello. Perché tanto abbiamo tutti i punti, non ne riusciamo, cioè non ce ne danno più. Quindi vuol dire che tutto l'albero è stato fatto. Dai. Ok. Non so se si può smantellare anche questo qua, però uno forse ci si può ritornare. Qua ci si può anche ritornare per fare ancora un po' più di pulizia, ma questo non credo. Ma invece sì. Sì. Ok. Ed è qua, si può ripulire tutto volendo. Va bene. Lo so, è una rottura, raga. Avete ragione. Allora, andiamo via, dai. Qualche pannello solare c'è rimasto. Lo smantello proprio l'ultimo, questo. Proprio perché... Sì, sì. Perché comunque ci dà le... celle. E avanti. Avanti, avanti, signori, avanti. Ok. Ok, come ho detto, c'è un sacco di roba ancora. C'è un mucchio di merda a terra che secondo me ci potrebbe essere anche utile. E poi quando avremo l'attrezzo migliorato qui, riusciamo, secondo me, a fare anche di meglio. Perché dovremmo riuscire a tirare giù le strutture grandi. E questo coso qua sta andando. Sì, bisognerebbe ripararlo. Anche questo, se riusciamo ad avere la fiamma a 3, sarebbe male. Perché vedete quanto tempo ci mettiamo a ripararlo. Forse anche un po' troppo. Lo lascerei un po' così. Che dite? Dai, almeno altri 20 secondi stiamo qua. E niente, sviluppiamo l'albero tecnologico. Quello sicuramente. Con l'elettricità tutto. Adesso torniamo a casa e lo facciamo. E poi andiamo a decidere se... Non credo che di avere qualche altro tablet, quindi basta. Non credo di avere qualche altro tablettino. Però vediamo cosa scegliere tra gli altri alberi. Vediamo, sicuramente in meccanica devo sbloccare qualcosa per questo rover. Cioè, una sarebbe il costruttore per il rover, quindi dovremmo costruire le cose più velocemente, questo coso. E l'altro forse l'ottimizzazione? Non lo so. Adesso andiamo a vedere comunque. Merda. Ma si può ribaltare sto coso? Spero di no. Io volevo fare vedere anche che riusciamo a smantellare roba un po' più velocemente adesso. Pensavo veramente fosse più veloce il rover. Purtroppo non è così. Va bene. Quindi ci proveremo, signori, dai. Aspetta un attimo che provo a spaccare sta roccia. Che ore sono? Le 18. Proviamoci. Andiamo a sbattere contro? Sì, andiamo a sbattere contro. Dai, ci devo stare attaccato perché sennò è un casino. Ecco qua. Ok. Allora, prendiamo il trapano. Telecamera. Ok. Vai. Lo spacchiamo tutto. Ok. Questo allora. No, questo no. La roccia voglio. Molto bene. Questi non si possono, no. Questo sì. Lì non ci arrivo adesso. Ok. Prendiamo l'artiglio. Telecamera.
Ok. E artigliamo, signori. Allora, prendi sta roba, vai giù, così. Oppela. E we go. Ok. Troppo. La prospettiva è ancora un problema. Però vedete, siamo diventati un po' più velocini, eh. Ok. Molto bene. Vediamo se riusciamo a pigliare anche questo. Yes. E basta. Via. Ok, qualcosa abbiamo caricato, dai. Non so neanche che materiale era, però. Un po' ci siamo velocizzati, eh. Non abbastanza. Come detto, mi manca quello snodo del braccio e vedremo poi. Pian piano vedrò io di riuscire a fare qualcosa. Allora, siamo vicino alla serra, perché parcheggerei proprio qua. Quanta batteria abbiamo? Bah, un sacco. Praticamente un sacco. Allora, vediamo di finire anche la nostra base. No, qua lo parcheggerei qua, eh. Che sennò poi diventa un casino. Vai. Apri. L'apri, sì. Ok. Carica la tuta. Dovremmo anche andare a dormire, volendo. Ok. Grazie. Un'altra riparatina appena appena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Via, 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 via. Pian piano ripareremo poco poco. Allora, qui, signori, mi devo costruire questo. Assolutamente. Sì, sì, cala la temperatura, e quello lo so. 13 piastre d'alluminio per fare sta roba, eh. Ok, dovrebbe essere collegato, quasi. Multiconnettore, va bene. Adesso è collegato, eh. Quindi dovremmo dargli più elettricità a sto coso. Perché secondo me la serra consuma mica un botto, ma di più, eh. Allora, diamogli più corrente. Questo no, questo no, questo sì. Qua la corrente l'abbiamo tutta. Dovrebbe dare non so quanto, perché adesso è notte. Perfetto. E qua in uscita io gli do un 100, proviamo 140, 140 kilowatt. Adesso proviamo così, poi vediamo. La struttura quanto serve qua per farlo andare? No, lui mi dice che mi sa che è a posto, perché tutto è alimentato. Boh, vediamo. Magari si scaricano le batterie, possibile, tutto è possibile. Ok, allora, rifociliamoci, signori, andiamo a dormire e domani andiamo a vedere se la serra funziona. Allora, acqua. Molto bene. Le piante stanno appassendo. Probabilmente non c'è più acqua. Però se le piante stanno appassendo... Crescita 50. Cosa sono queste? Ah, ok, sì, vabbè, se appassiscono queste non me ne frega assolutamente niente, ma non ne ho. Ok. Non credo di avere acqua, vediamo. No, l'acqua c'è. 400. La richiesta? La richiesta c'è. Vabbè, sti cazzi, raga, vabbè. Andiamo a dormire, la fame ce l'abbiamo? Fame ce l'abbiamo, dai. Usiamo anche questa che è l'ultima, via. Vai. Andiamo fino a domani mattina perché già ci dice che siamo stanchissimi. Siamo 8 ore qua. Vai, ok. Taglia, taglia. Sì, sì. Ma basta il 25%, eh. Adesso la cambiamo la bombola. Perfetto.
Allora, cambiamo un cazzo. Aspetta un attimo. Go! Ossigeno. Riempi la bombola. Stai zitta. L'ha messo, eccolo qua. Perfetto. La serra, andiamo a vedere. Adesso da qua dentro dovremmo riuscire a passarci, eh. Guarda che figo. Tutte le finestre, guarda che bello. Se non si vede un tubo nelle finestre. Eccola, signori. Qua c'è la nostra serra. Guarda qua. Ma è bellissimo tutto ciò. Ma è fantastica una cosa del genere. Guarda che bello. Allora, che cosa c'è? Cos'è sta roba? Qui. Un momento, che cazzo. Ah no, è il trattore qua fuori, lascia perdere. Allora, qui fornitura disponibile. Allora, sono tre. Ma ci posso piantare direttamente le cose qua? Oppure ci devo costruire qualcosa? Non lo so. E qua? Qua cos'è? Ah no, ce le devo fare, vedi? Nessuna struttura... ok. No, ci devo fare le strutture. Allora, bene. E questo cos'è? Ah! Ah! No. Dicevo. Posso smantellare quelle che ci sono di là? Mi sa di sì. Vabbè, facciamo prima a far così, a passare da dentro. Cioè, io posso smontare queste e costruirle di là? Fatemi vedere. Che è praticamente quello è il loro spazio proprio perfetto. Allora, togliamo queste. Scaffale idroponico piccolo. Ok. Questo lo togliamo da qua. Boom. Perfetto. Anche questo via. Boom. E qua però ci sono le piantine dentro, quindi non so. Allora, no, ops. Vabbè, il bagno no. Beh, sta diventando un po' grandicella. Cioè, grandicella, una cosa decente adesso. Quindi, se noi vogliamo costruire qua progetti, una risorse... No, cibo. Cibo sì. Lo scaffale idroponico. Dove cazzo me lo metti? Qua. Ok. Allora, qua ci sono gli scaffali idroponici. Uno, due e tre. Perfetto. Ok. Cominciamo a costruirli. Teste d'alluminio 2. Però le abbiamo recuperate da là, quindi. Sti cazzi. Almeno due ce li dobbiamo fare. Quindi scaffali idroponici, buttali su. Ok, almeno due ci stanno qua, no? Ma sopra come faccio a metterle? Cioè, io capisco che io ci posso mettere le piante qua sotto e va bene, ma sopra? Cioè, come mi arrampico sopra, scusate? What? A meno che non si poteva, non credo. No, non si può né alzare né abbassare. Quindi così sta. Vabbè, ma sopra come faccio a costruirci? Cioè, a metterci le piante, scusate. Voi che sapete. Perché qua... Va bene. Io posso utilizzare la cosa sotto. E va bene. Ma sopra? Scale? No, nessuna scala. Scale qua? No, vediamo. Boh. Vabbè. Incubatrici. Le incubatrici. Incubatrici. Serra, no? Incubatrice per piante. Qua me... Ah, una solo, ma tre cosi.
Ma perché allora di là me l'ha fatta singola? E dipende dalla stanza che le fate? O ce n'è un'altra di cui io non me ne sto rendendo conto? La devo fare secondo voi, l'incubatrice? Vabbè, dai, falla. Oppla. Qual è il tuo problema? Perché non la costruisci? Non ti piace? Non gli piace. Ok. E confezioni di viti ci siamo qua. Elettronica anche. Perfetto. Guarda, l'incubatrice è bellissima. Sì, è uguale, solo che è tripla. Ah, sì. Va bene. Quindi qua ce ne ho tre? Yes. Mazza, credo che serva la riserva d'acqua solo per questa. E qua? Qua non lo so, eh. Però adesso ci guardiamo. Ok. Vediamo. Poi qualcuno mi aveva chiesto anche se avevo giocato a Satisfactory. Sì, ho giocato a Satisfactory e ho registrato anche una serie su Satisfactory, però purtroppo è stata interrotta perché dopo era venuta noia. Cioè, non è che era venuta noia, a un certo punto non c'era più niente da fare perché gli sviluppatori dovevano continuare a portarlo avanti il gioco e dovevano fare degli aggiornamenti upgrade, ero arrivato tutto quello che si poteva fare e poi alla fine ho deciso che no. Insomma, quando sono andato a riprenderlo c'era troppo lavoro da fare. I materiali cambiati, cioè una cosa dove devo rismontare e ricominciare. Cioè, facevo prima di ricominciarlo da zero e quindi non l'ho più portato avanti. Allora, binario questo, batteria tutta efficiente, antenna media. Io, signori, qua vado a sbloccare tutto. Cominciamo da qua. Abbiamo fatto tutto, vero? Sì, abbiamo fatto tutto. E qui è il lavoro in corso qua. Batteria tutta efficiente, vai. Ah, non posso perché mi manca il progetto. Cazzo. Anche questo mi manca. Vabbè, però abbiamo tutti i punti, eh. No, 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 abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Mi mancano i tablettini. Bene, allora niente, scusate. Ho detto una cazzata. Niente, niente. Vai, vai. La botanica invece? Botanica. Allora, botanica. Allora, abbiamo 6 punti. Facciamo un passimento più lento. E crescita più veloce, perché così almeno. Signori, questi è finito, solo per il tavolo scientifico dobbiamo fare. Allora, compostaggio migliorato. Qua mi dà la compostiera, giusto? E questo ce lo facciamo. Ok. Poi qua abbiamo estrazione automatica fertilizzante. Utilizzo ossigeno più basso, la cassa per le piante. Possiamo fare la cassa più grande, sì. E io credo che, avendo 2 punti, possiamo fare. Vabbè, la cupola piccola, che non so che cazzo sia. Un punto me lo tengo perché voglio vedere che cazzo è sta cupola media. Oppure utilizzo di ossigeno per una condizione di estrarre e comprimere l'ossigeno nell'atmosfera marziana. Non lo so che cazzo sia sta roba. La cupola piccola, che cazzo. Ah, la cupola! Credo che sia quella per piantarci gli alberi. Ah, sì. Aspetta, che credo proprio che sia quella per piantargli gli alberi. Possiamo uscire da qua. Non esce più, signori. Io sto continuando a premere, ma lui non esce. Bene. Grazie. Molto gentile. Ok, questo è il tavolo, quello per saldare. No, questo è quello della meccanica. Quello per saldare ce l'ho qui. Questa roba. Sì, questo qua è quello per saldare, esatto. Qua ci possiamo riparare. Ancora devo ripararle quelle cacchie di schede, non c'ho voglia di farlo. Questo è quello della meccanica. Vediamo quello della meccanica, eh. È un punto in meccanica. Che cacchio. Dove lo mettiamo, signori? Io me lo terrei per questi qua migliorati. Perché potrei fare la radio, ma la radio sti cazzi. No. Anche la personalizzazione, vedete?
Posso fiarla a fiamma ossidrica 2. Quasi quasi. Quasi quasi, signori, visto che la 3 non ce l'ho. Questa roba. Motore a razzo. Jetpack, non posso. Questi non ce li ho. La saldatrice è l'ultima, E mi dà il container, però. Allora, dov'è quello per automatizzare i cosi? Allora, qua cosa abbiamo? Il ribaltabile, l'artiglio, va bene. No, mi serve quello per lavorare i materiali. Controller. Guardate, quello che mi preme qua... Anche la cassa per il veicolo fuori strada, io mica l'ho fatta, eh. Non la faremo. Tipo, guardate. L'unica cosa che mi preme da fare qua adesso è la fiamma. Questa. Eh sì. La vado a sbloccare, signori. Vado a sbloccarla e la vado a far subito. Sì. Perché almeno così, se riesco a riparare le cose più velocemente, vai, migliora. Ok. Me la fa da solo, vero? Sì. C'è bisogno di... No. Aspettiamo che la faccia. E cosa mi manca? È il tavolo dei materiali, possibile? Esiste un tavolo per i materiali? Sì, il tavolo scientifico. Ah, eccolo, il frantumatore. Però ci devo fare il tavolo. Perché non me lo fa? Cosa mi manca? I corridoi mi mancano. Facciamo i corridoi. Facciamo il tavolo scientifico. Ok. E il frantumatore, signori. Il frantumatore ce lo dobbiamo andare a fare. Però serve il tavolo. Merda. Che qua ci starebbe anche, però non me lo fa mettere sto tavolo. Progetti, albero tecnologico, no. Progetti. Dove sono tutti i tavoli qua? Scientifico. Botanica, elettricità, meccanica, materiali. E questo, materiali, giusto? Mi sembra che sia diverso dagli altri, quindi sì. Ah, qua ci sta. Ok, mettiamolo qua. Merda, non la fiamma. Me l'hai finita sta fiamma? Qua. Yes. New Adam. Tirala fuori. Bomba. Bomba, signori, bomba. Ok. Materiali. Frantumatore. Oh, finalmente. Poi abbiamo frantumatore grande che non si può fare. Questo non si può fare, questo non si può fare perché mancano i cosi. Viaggio rapido anche addirittura. Sala comune. Ah, la sala comune è l'ultima. E ci sblocca, vabbè, la sala comune è la mensa. Hangar, ecco, questo è il garage per fare, non sarebbe tanto male. Allora, proviamo a fare il frantumatore piccolo. Questo mi piace, frantumatore piccolo mi piace. Needed. Frantumatore piccolo. Vediamo un po'. Anche se prima di fare il frantumatore piccolo vorrei fare... Estensione energia rover. Che cazzo è? Provo a fare la pazzia di stamparlo, vediamo.
Cassa TV. No, una basta avanza. Dovrebbe essere la cassa TV quella per espandere. Vabbè, proviamo a vedere queste cose. E infatti? Ma no, mi ha trollato, non me l'ha mica fatto. Ma ci vuole un po'. Quella Madonna, è ancora lì che lo fa. Ok. Altro. Motore a razzo, batteria, tutta batteria. Barra d'uranio. Oh, bombole d'ossigeno. E bombole d'acqua. E bottiglie d'acqua. Cioè, no, Non me le fa mica fa. Strano. Ma sono le prime cose che dovresti... No? È strano. Deve essere una delle prime cose che sblocchi, però a quanto pare qui, in questo gioco, no. Allora, vediamo un po' di prendere questi, Allora, una e una, due. E vediamo se si possono mettere e come si possono mettere. Equalizing pressure. Allora, qua io ho il mio bellissimo... coso. Allora, la cassa ci andrà sopra, no? Quindi inventario, la cassa la mettiamo qua e col 5. Ah, due ce ne stanno. What? Ah, così? Guarda. Vabbè, ok. abbiamo risolto, signori. Ok, vabbè. E nel rover, estensione energia, dice. Estensione energia. Estensione energia del rover. Dove cazzo la metto l'estensione energia del rover? No! Ma che stai fuori? Dov'è? Oh, me l'ha messa nel 5. Ah, eccolo qua. E quante ce ne posso mettere, boh? System battery. Estensione ossigeno. Però l'ossigeno abbiamo visto che non funziona. Non lo puoi estendere. Perché qua non mi dà l'opzione per metterci ste bombole. No. Sì, ma prendila, non parla così. Che a noi ci serve. Vabbè, la batteria ce l'abbiamo messa, Non è male, dai. Batteria in più. Ok. Va bene, chissà quante ce ne stanno. Ah, però fiamma ossidrica, vediamo quanto ripara adesso. Beh, dai, un po' di più ripara, Guarda qua. Abbastanza, Cioè, prima non ci abbiamo mica messo così poco. Ecco, abbiamo fatto un nuovo. Fantastica questa cosa. Ok, quindi signori, io per adesso vi saluto qui, vi do appuntamento alla prossima. Ricordate di lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto. Ricordatevi che un suggerimento, un consiglio e un qualsiasi trucco che ancora non conosco è sempre apprezzato. Io vi saluto qui perché questo episodio finisce qui. Io sono Leon Trip e noi ci vediamo con il prossimo. Ciao ragazzi!